infatti volevo fare questa piccola presentazione. Noi siamo un'associazione culturale, ci chiamiamo Respiriamo Arte, e da maggio scorso abbiamo iniziato questo percorso di recupero e valorizzazione. Che significa? Significa che gli ambienti che adesso andremo a vedere poi man mano che scopriremo, li abbiamo noi resi di nuovo accessibili, li abbiamo ripuliti, perché vi lascio immaginare i 30 anni di abbandono dal terremoto dell'80 come li abbiamo trovati. E quindi abbiamo riportato la corrente elettrica che pure non c'era più, e abbiamo ricostruito poi la storia anche di tutto il complesso, che era per ora solo di questo. Stiamo costruendo anche la visita per la chiesa di San Severino e Sossio, non so se l'avete mai vista, proprio alle nostre spalle, a largo San Marcellino, quella basilica grande che sempre chiusa, sì. Il nostro obiettivo è quello naturalmente di realizzare sempre, però non abbiamo nessuno alle spalle, siamo tutti giovani laureati. Non ci sono fondi regionali, siamo già nella seconda metà del Settecento, quando Ferdinando ci decide di realizzare quel sogno utopico della Real Colonia, eccetera, eccetera. In realtà la seta inizia la lavorazione della seta proprio in questa zona. Addirittura dalle fonti abbiamo trovato fonti che parlano dell'undicesimo secolo, di queste botteghe di ebrei all'inizio, perché all'inizio è la seta quella che viene da Oriente naturalmente, nella zona, non so se conoscete, di Largo Portanova, adiacente a dove c'è la chiesa che sta sempre chiusa. Sì, noi abbiamo cercato anche lì di entrare, ma non ci siamo riusciti. E lì infatti si vendevano i famosi drappi di Portanova, c'è alle spalle ancora via dei Taffettanari dove si lavorava il taffettà. Quindi inizia questa piccola lavorazione, man mano si sviluppa. Saranno poi soprattutto gli angioini, ma soprattutto gli aragonesi poi a determinare il grande successo e sviluppo della seta, che entra a far parte proprio della quotidianità dei napoletani, una storia completamente dimenticata, ma in realtà Napoli diventa una capitale, proprio una città della seta, al pari di Venezia, Firenze, cioè quelle città che erano sempre state famose per questo, in particolare tra il 1540 e il 1630. Diventa un sì, la maggior parte della popolazione poi è impiegata nel settore della seta, diventa un settore trainante dell'economia proprio. I colori anche realizzati a Napoli diventano famosissimi, vengono richiesti in quasi tutto il mondo. Ci sono questi celestini, questi carmosini, il nero di Napoli diventa famosissimo, viene dagli spagnoli naturalmente la tradizione del nero, ma a Napoli riescono a crearne una composizione che è più lucente, più corposa, per cui diventa famosa veramente in tutto e richiesta. Ma questi ebrei stavano proprio via San Biagio. Sì, quello c'era il ghetto poi. Il ghetto sì, e c'era poi, diciamo, tanto che hanno fatto quella bella statua. No, come quello no, lì, diciamo, già lo eravamo. Ufficialmente la Corporazione dell'Arte della Seta nasce però nel 1477, il primo nucleo non è in questa zona, ma in zona Mercato, giù, in Vico Barrettari. Lì sorge una prima sede, diciamo, vicino a una primissima chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, poi vi spiego anche perché si portano sempre dietro questi due santi, e iniziano anche poi nel 500, erano già diventati abbastanza ricchi, abbastanza potenti, perché subito si differenziano tra le altre corporazioni di mestiere, iniziano ad ottenere immediatamente dalla corona incentivi doganali sul commercio delle sete. E la cosa straordinaria è però che in questi anni poi, come vi dicevo, non è più la seta quella che veniva dalla Cina, ma il Regno di Napoli diventa uno dei principali produttori di seta. Cosa sì? Perché non tutti sanno, soprattutto la zona della Calabria era quella in cui si produceva di più, si allevava il baco da seta, infatti i gelsi, anche le piantagioni di gelsi, che era il principale nutrimento poi del baco da seta, ma anche in Campania, nella zona di Napoli, anzi il
vino prodotto nella zona di Napoli era ancora più pregiato degli altri, perché più sottile, perché poi a seconda delle condizioni climatiche veniva fuori, ma anche in Puglia c'erano gli allevamenti, in Abruzzo, quindi il Regno di Napoli produceva e lavorava ed esportava naturalmente la seta, tutto avveniva qui. Addirittura in Calabria fino alla Seconda Guerra Mondiale ancora gli interessi degli inglesi erano sugli allevamenti, soprattutto la zona di Cosenza, Reggio era un altro importante centro. Quindi la corporazione, come vi dicevo, si arricchisce al punto che il governo viene affidato a tre consoli, i consoli dell'arte della seta, che sarebbero un mercante straniero, che per l'epoca straniero significava naturalmente al di fuori del Regno di Napoli, un mercante napoletano e un tessitore. Gli viene concesso un proprio tribunale civile e penale alla corporazione dell'arte della seta, quindi impunità anche per i delitti commessi, se li, diciamo, si giudicavano stesso tra di loro, e quindi sempre più ricca e potente. Arriva l'apice del successo nel 1580, perché un patto, il patto della Concordia tra la corona, la corporazione naturalmente, e gli arrendatori. Cosa stabilisce questo patto? Che tutta la seta grezza prodotta nel Regno di Napoli deve restare a disposizione della corporazione napoletana, deve passare per la corporazione napoletana. Quindi un vero e proprio monopolio si stabilisce, apice proprio del successo. Nel frattempo, vi dicevo, la corporazione naturalmente si occupava anche di mutua assistenza per tutti i corporati e quelli che entravano a farvi parte, perché ci si iscriveva proprio alla corporazione, nel cosiddetto libro delle matricole ci si iscriveva e iscrivendosi si ottenevano tutti i privilegi naturalmente. Principalmente interessavano quelli dei dazi doganali e delle tasse, però poi si acquisivano vari privilegi. Quindi si decide di fondare un conservatorio. Nel 500 a Napoli nascono i primi conservatori, proprio per preservare tutti quei fanciulli, diciamo, che erano un po' abbandonati a loro stessi. Qui invece la corporazione fonda il conservatorio delle figliole della seta. Chi erano queste figliole della seta? Tutte le ragazze, figlie, povere, perché alla corporazione non appartenevano solo i nobili, c'erano anche gli artigiani, i mercanti. Quelli poveri potevano entrare a far parte del conservatorio a partire dai 9 anni e gli veniva insegnato appunto il mestiere della seta, erano sottratte ai pericoli della strada, quindi una sicura prostituzione, spesso anche morte, e infatti si preservava a tutti i costi la loro verginità. Nessuno poteva vederle, erano invisibili queste ragazze della seta. Perché? Perché si innestava poi tutto la... I taggi poi, che naturalmente portavano alla corporazione doti, lasciti e quant'altro. E qua la chiesa di San Filippo Giovanni. Ah, sì, sono San Biagiale. È molto interessante, varie, veramente tantissime. Cioè, il mio collega si è occupato della ricerca, veramente ci ha messo, è rimasto negli archivi per mesi. Soprattutto abbiamo fatto fede naturalmente agli atti notarili, anche per la chiesa, tutte le commissioni, agli artisti. Quindi partendo da queste cose, poi man mano stiamo facendo una pubblicazione adesso, perché poi è peccato, perché veramente c'è stato un grande studio per molto interessante. Quindi si creava tutta la questione dei maritaggi di queste figliole, che arrivate a 15 anni potevano decidere di uscire dal conservatorio, sposarsi, e gli veniva garantita una dote di 50 ducati dalla corporazione, oppure potevano restare anche in conservatorio e diventavano poi loro maestre delle figliole che entravano poi successivamente. Prima sede, vi dicevo, in zona mercato. 1580, apice del successo, hanno bisogno di una sede più grande, anche perché le figliole sono diventate in 9 anni, ben 200 figliole abbiamo in conservatorio, quindi hanno bisogno di una sede più grande ma anche più centrale. Questa era la zona degli affari, della vita, eccetera. Decidono di acquistare il palazzo che è alle nostre spalle, dopo vi farò vedere meglio dove si sviluppava, del principe di Caserta. Sì.
di Acqua Viva. Lo acquistano e nel 1591 vi trasferiscono con una processione solenne. Si racconta in diverse fonti di questa processione delle figliole da Piazza Mercato fino al Consiglio, perché tutti accorsero a guardarle, perché nessuno le vedeva, nessuno, sì, erano e facevano dei buoni partiti. Sì, quello era tutto un business alla fine. Si trasferiscono lì. Ma quelle della chiesa anche di Santa Caterina. Sì, ci sono, però lì erano monache di clausura, qui vivevano come le monache, ma non erano monache. Quindi lì sono alle nostre spalle. Nel 1601 poi cosa decidono? Decidono che è il momento di mostrare quello che sono diventati, il prestigio, sì, la corporazione. Quindi c'è bisogno di una nuova chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e acquistano questo palazzo dove poi sviluppano la chiesa, che era quello del Duca Scipione Spinelli. Anche sì. Che dava poi direttamente sul decumano inferiore. Lo acquistano, iniziano i lavori per la chiesa e quella che noi definiamo prima chiesa finiscono nel 1641. Perché? Perché come la vedete voi oggi, questo invece è il rifacimento del 1758, come le forme attuali che vediamo oggi, quando ormai la corporazione si è avviata già al declino, già San Leucio si sta sviluppando, le nuove esigenze industriali, quindi è un ultimo proprio tentativo di rinascita questo rifacimento. Un rifacimento però molto importante, perché comunque sono gli anni, gli stessi anni di cosa? Di Cappella San Severo, di Santa Chiara, quindi gli artisti più o meno sono gli stessi. Viene chiamato un architetto, Gennaro Papa, che come prima cosa decide di arretrare la facciata della chiesa. Non so se avete fatto caso, non arriva direttamente sulla strada rispetto ai palazzi laterali, è più arretrata. E decide i due ordini di statue che stanno in facciata. E quasi nessuno sa che le due grandi statue del primo ordine, magari dopo riguardatele quando uscite, sono i Santi Filippo e Giacomo naturalmente, ma sono l'opera di Giuseppe San Martino, cioè lo stesso del Cristo velato, attestato tutto con l'atto di, in cui viene pagato San Martino. Molte opere a Bari anche, molte opere di San Martino, qualcosa proprio... Sì, ormai, cioè, diciamo, il Cristo velato merita tutto quello che merita, sicuramente, ci inchiniamo. Però qui diciamo gratuitamente si passa, si guardano, ma nessuno lo sa. Sì, è sicuro, perché quando i pagamenti sono le fonti, quelle lì sicure sono i pagamenti degli artisti, gli attori, quella è la certezza. Viene poi chiamato Jacopo Cestaro invece per la volta, che come potete vedere non è mai stata restaurata, però i colori, vedete, immaginatevi nel Settecento che cosa doveva essere. Nel primo tomo c'è Cristo e la Samaritana, nel secondo abbiamo San Filippo che presenta Nataniele, la grande assunzione, e su di noi San Giacomo invece che presiede la comunità di Gesù. I colori sono bellissimi. Sotto la volta del coro invece Alessio D'Elia, che è sempre un artista che realizza anche, che lavora anche a Cappella San Severo, quindi perciò vi dicevo più o meno, sì, erano, sì, e se li scambiavano. Per quanto riguarda invece la pala d'altare, che non mi ricordo, la luce era intitolato e dedicato naturalmente alla Vergine per le figliole, e ai lati ci sono sempre Santi Filippo e Giacomo. Di qui invece di nuovo Jacopo Cestaro nelle tele laterali, di nuovo con momenti della vita dei Santi Filippo e Giacomo. L'altare maggiore, la balaustrata e le acquesantiere che sono all'ingresso, che dopo guardiamo meglio, dopo invece Giacomo Massotti, che pure aveva un'importante bottega marmorara nel Settecento a Napoli. Ma la cosa più straordinaria naturalmente è il pavimento. Chi viene chiamato per realizzare questo pavimento, questo cotto maiolicato? I fratelli Massa, che sono quelli del chiostro di Santa Chiara, non so se l'avete mai visto, e i fratelli Chiaiese. Sì, ma infatti adesso abbiamo comprato per ora noi dei tappeti, arriveranno.
piuttosto i limoni, i grappoli d'uva, però abbiamo i gigli borbonici ai quattro angoli e al centro c'era il grande stemma della corporazione che vi faccio vedere meglio qui, vedete? Questo era lo stemma della corporazione dell'arte della seta. Da cosa è caratterizzato? I tre rocchetti, i tre fusi che servivano per filare la seta. E in chiesa c'è ovunque, c'è sotto le finestre, ora non si vede bene, agli ingressi delle cappelle, vedete nei laterali c'è lo stemma. Sì, sì. Perché questa era la chiesa dell'arte della seta e doveva essere rimarcata questa cosa, non fu voluta né dal re, né dal papa, né da famiglie nobili, ma era la corporazione dell'arte della seta. Spostiamoci di qua, nel palazzo quello del principe di Caserta nel 1590. Dove si sviluppava questo palazzo? Più o meno a partire da qua fino a qua. Adesso naturalmente c'è un'altra divisione e c'era il conservatorio. Nelle fonti leggiamo però di questa cappella dei Santi Filippo e Giacomo, dove le figliole prendevano la rosa per Giacomo. Ora vi spiego tutto. Certo, questa piccola cappella dove le figliole naturalmente facevano la comunione e assistevano alla messa. E leggiamo di una Dormizio Virginis, vedete la Vergine d'Oriente con la veglia dei Santi Apostoli, questo è San Gregorio Magno e questi papali, San Girolamo con la Vulgata e poi la meditazione, San Giacomo, sempre con il bastone San Giacomo, e di lì c'era San Filippo che però non c'è più. Sì. Vedete, l'orientamento è diverso di questa cappella rispetto alla chiesa poi successiva, perché si orientava ancora verso Gerusalemme, verso est. Come abbiamo ricostruito tutto questo? Grazie anche alle planimetrie dell'epoca che abbiamo recuperato, perché inizialmente non capivamo che questa era poi la palla d'altare di questa cappella, poi piano piano, anche perché intonata, era ancora un po' intonata la ricerca. Cosa succede? Guardando queste famose planimetrie ci rendiamo conto che questo, che oggi è un corridoio, vedete, non direte che era il vicolo all'Aventino nel 500 che divideva i due palazzi. Infatti gli appoggi dei balconi sono ancora stati rubati e questa che era sempre intonacata è una parte della parete del secondo palazzo, quello che loro acquistano poi per realizzare la chiesa. E qui per esempio è visibile, noi abbiamo stampato queste parti, diciamo, di planimetrie. Allora, questa è stata terminata naturalmente nel 1628, però fu iniziata all'inizio del 1600, perché immaginate per farle all'epoca senza droni, senza niente. Noi siamo, questo è il palazzo della chiesa, dove viene realizzato la chiesa. E questo è il palazzo invece del conservatorio. Vedete, in mezzo c'era il vicolo che divideva i due palazzi. Questo è San Severino. Sì, che vedete non c'era la strada. La strada quella lì. Però le rampe già c'erano, le rampe come ci sono adesso. Questa invece per mostrarvi un po' l'andamento in generale della città di Napoli all'epoca, perché vedete si vedono bene i tre decumani, noi siamo qui praticamente, eccoci qua, siamo qui. Gli ampliamenti, anche la vicinanza del mare era più vicino il mare rispetto ad oggi naturalmente. Qui invece, qui voglio farvi vedere queste grate, perché le figliole, come abbiamo detto, non si potevano mostrare, quindi che esattamente come le monache di clausura potevano assistere alla messa solo da dietro le grate. Ah, queste anche sono originali del 700, magari qua le potete vedere meglio, vedete i motivi più o meno, sono della tradizione napoletana. Ci spostiamo alla mente sotto l'altare maggiore, vedete l'affare si riesce a vedere fino alla cupola. Adesso è proprio speculare l'ambiente, lì c'è l'altare maggiore, quindi è l'altare della cripta, perché anche qui si commemorava determinate. La cripta è tipica del napoletano, come diceva la signora, con le terre sante, perché le cripte c'erano in tutto il regno di Napoli, però la terra, le terre sante,
importante proprio solo nel napoletano, perché il contatto con la terra, il canale doveva stare prima sottoterra, poi veniva preso tutta la questione della doppia sepoltura, gli scolatori, eccetera, eccetera. C'era proprio un'organizzazione a partire del terra santiere, ha detto a questi sì, ha detto tutto. Io ho visto uno spettacolo che ero ragazza, non avevo neppure 10 anni, con mio padre, al Castello Aragonese, quello di Ischia. Ci sono i più belli scolari, sono i più belli. Le suore che le mettevano però a colare. Poi morivano, erano bellissime, perché chiaramente le condizioni igienico-sanitarie erano... Uno spettacolo che veramente, se posso dire una cosa, pozza schiatta era negativo, sculare era positivo, perché schiattare significava che qualcuno era intervenuto nel processo di scolatura, cioè gli schiattamorti erano intervenuti per accelerare il processo. Pozza scula invece era un fatto naturale, quindi una buona morte, buona morte cattiva, sempre morte, però diciamo, l'accezione era negativa e positiva. L'affresco che vedete qui è seicentesco, quindi viene realizzato nella prima chiesa, quella che abbiamo detto nel 1641, è una pietà, però non sappiamo ancora di chi, cioè, chi è l'autore di questo che si stava preso. Popolare sì, non, infatti non abbiamo trovato niente ancora praticamente. Naturalmente i corporati dell'arte della seta, tra i vari privilegi, avevano diritto anche a una sepoltura che non era per niente scontata all'epoca. Poi, una volta effettuato tutto il processo di scolatura, come dicevamo, le ossa venivano pulite e messe nei vari ossari in chiesa. Noi qui è uno di quegli ambienti che abbiamo ritrovato in condizioni proprio pessime. Se vedete, ci sono anche i segni dell'intervento poi di consolidamento dopo il terremoto. Ci hanno lasciato anche una bella data. E quindi c'era in questa stanza, cioè nelle terre sante non si vedevano, tutto il materiale di risulta hanno lasciato, di tutto di più. Noi poi liberando abbiamo ritrovato queste croci appoggiate sulle terre sante, non abbiamo le competenze per scavare, quindi non sappiamo se ci siano dei resti ancora o no. Ma per esserci le croci ci quindi abbiamo deciso di rispettare comunque un po' la sacralità del luogo. Poi adesso stiamo collaborando con i genovesi, che vedete ha installato dei sensori. Anche io penso che ci saranno di sotto, perché guarda. Sì, per vedere tutte le... però nel progetto ci sono anche anche altre cose. Naturalmente se stiamo all'editto quello di San Croti da Napoleone, che dice doveva essere le voci, perché tutto doveva andare al cimitero delle Fontane. Ma non ci sarebbero state le voci. E anche perché fu diciamo uno svuotamento molto approssimativo. Quindi stiamo ancora liberando, perché poi dicendo questi materiali di risulta vanno guardati comunque uno per uno. Vi voglio far vedere la botola lì, che è quella dove leggiamo che venivano calati i cadaveri, non venivano scesi di qui, ma con le cosce venivano calati direttamente. E questi sono i segni poi delle travi di legno che erano dove venivano messi i cadaveri. Naturalmente le aperture sono successive, vi dovete immaginare. È logico, questo è un pertugio. Altri ambienti. Se ritorniamo sopra ci spostiamo dall'altra parte. Dovete andare, dico a Gioia della Sanità.
però ci sono parecchi. No, ma anche... no, i no, 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 sono delle tombe greche di epoca neoclassica, fanno solo a Napoli e a Petra. Sono tombe rupestri, è vero? Sì, sì, bravissima la signora. Alla sanità. Si deve prenotare. Io dico a mia figlia. Ma sì. Io anche io arrivando a Piazza Cavour all'Orlene. Proprio a Piazza Secula. Anche Secula. Anche io le consiglio sempre a chi non le ha viste. Qui vedete tagliati di netto due angeli di bronzo che c'era questo cancello. Sì, guarda. Madonna mia. Sul coro ligneo c'erano tutte le statue della Madonna, dei Santi, quelle pure sono tutte... Ma perché non c'era ancora il tutto? Gli altri santi, fortunatamente le altre statue invece stanno a monte di questo compianto. E questa è una dorata vestita con le cete realizzate dagli artigiani. Se vedete davanti ci sono tutti i ricami con i fili d'oro e d'argento. Questa stava in un'altra chiesa, pure questa stava spostata. Sì. Perché la ricordo benissimo, io da adolescente, da una chiesa che stava a Sant'Agostino. Ma quella piccolina proprio là, non quella di Gaffia, quella di Sella. Quella è proprio la chiesa di San Biagio. Quella là, no, quella è San Gennaro. Quella che sta venendo sulla destra, appena si sale sulla destra. A fianco ci sta la chiesa di San Biagio. Sì, e il 3 febbraio quando è San Biagio c'è tutta questa liturgia, perché lui è il protettore per i bambini della gola, quindi con le candele, con l'acqua, vedete l'acqua di San Biagio viene messa qui. No, voglio questa benedizione. E prima si riportava anche in processione il santo fino alla chiesa. Ora, date le condizioni del busto, non lo si sposta più. Ah, da cosa dire che dicevo prima, dello stesso artista sempre dell'altare maggiore. Come potete vedere qui, più che barocco, perché il 600 poi è il vero barocco, qui siamo nel 700, come aveva detto, sono proprio i primi esempi di rococò napoletano, è tutto più alleggerito, più lineare, più elegante. Facciamo la pure. Del console Pietro Antonio Leo, che è uno dei più importanti perché fu lui l'autore del rifacimento, perché volle il rifacimento della chiesa. Allora, qui siamo proprio nel pieno 700 napoletano, partirei da questo naturalmente. Allora, il primo altare realizzato per la chiesa, questo, 1712, ma è stato tagliatore Marco Antonio Tibaldi sul disegno di Lorenzo Vaccaro di Bruno. Ah, Vaccaro? Sì. Come potete vedere però, c'è un'attenzione ai dettagli, a tutto, ma la cosa fantastica è questa prospettiva che richiama molto i Borromini. Questa, e a Napoli c'è questo esempio qui e uno a Gesù e Maria, stop, che tutti e due Marco Antonio Tibaldi li fece. Vedete, lui con questo gioco di volte, di colonne, questi specchi, dalla profondità, ma l'allarga anche. Voi immaginatevi questo altare lì sopra, un contadino, un artigiano che entrava in questa chiesa dell'arte della seta, rimaneva il cantante. Immaginatevelo dove vivo, naturalmente. Cioè, era qualcosa. Infatti, di solito, quando poi si realizzava quello marmoreo, ci si sbarazzava di quello lì, ma data la bellezza viene conservato. Purtroppo oggetto di furti. Qui c'erano tre grandi statue, delle tre virtù. No, qui c'erano dentro fede, speranza e carità. Qui di nuovo, come il cancello, tagliati di netto, due grandi angeli che sostenevano i busti. Questa è la foto che lo fa vedere nel 1970 come era ancora completo. È ancora completo. Sì, dopo il terremoto. Vedete gli angeli. Le statue, mamma mia. Naturalmente qui si custodiva il Santissimo, quindi c'era la porticina davanti. Come hanno fatto un lo metto via perché totale. Voglio
Lascia solo lì. Sì. E anche qui abbiamo iniziato una collaborazione con l'università, perché naturalmente il nostro, cioè ci sta molto a cuore un restauro di quest'altare, davvero sarebbe per noi una grandissima soddisfazione. No, questo è restaurato, è uno spettacolo. Sì, magari. Tenga, sì. Sì, sì. Se voi magari li usate, o ci lasciate la benda, dopo. No. Vabbè, c'è il... Se no mi sento il biettino con il numero. Questo trono episcopale è un esempio sempre dell'artigianato. Qui naturalmente siamo al pieno stile Luigi XIV, vedete la ricchezza. Rivestito con le sete, quelle, vedete lo stemma di nuovo della lavorazione dell'arte della seta. Anche questo immaginatevi nell'odore proprio, nello splendore, ma c'è la bellezza veramente. Si contrappone qui invece è arrivata la sobrietà, qui siamo a fine 800. Quindi la differenza è notevole. Notevole, ormai la corporazione è in declino. Anche questo armadio però è segno di attenzione. Questo fine Settecento, questo di Valoria, sono i Santi Filippo e Giacomo. Sempre sono i Santi Filippo. Allora, San Filippo ve li presento pure, visto che qui sono proprio da vicino. San Filippo viene raffigurato sempre con il libro. Perché? Perché dai pagani fu costretto ad adorare la statua del Dio Marte, uscì questo drago e lui con la parola di Gesù lo ferma e converte i presenti, viene naturalmente ucciso. Lapidato, infatti di solito anche le pietre, in questo caso no, però a volte anche con le pietre viene rappresentato. San Giacomo invece, il minore, come vi dicevo prima, sempre col bastone, perché fu finito a colpi di bastone per cardare la lana. Anche in facciata, quando riguardate le statue, quello col bastone è San Giacomo. E il libro, perché lui poi è un autore di una delle lettere apostoliche, naturalmente. Abbiamo la religione con croce e calice, e la fede in questo caso con l'ancora, perché anche l'ancora era un simbolo cristiano. All'inizio i cristiani, quelli ancora perseguitati, non potevano usare la croce, altrimenti sarebbero stati subito rintracciati, e scelgono l'ancora. Naturalmente tutta la simbologia di ancorarsi alla fede, alla salvezza, eccetera eccetera. Esempi dei paramenti sacri dell'arte sì. Celtica 600. Vedete ancora una volta il filidore d'argento, questa era un'altra particolarità della lavorazione napoletana, il filidore d'argento, sì. Questo è lo stemma mariano. Noi nelle fonti leggiamo che per ogni festa che veniva fatta in chiesa, c'erano varie, oltre a quella dei Santi Filippo e Giacomo, c'erano altre feste durante l'anno, e per ogni festa la chiesa veniva rivestita di sete, abbellita, addirittura anche sugli albatroni, leggiamo addirittura di un soffitto stellato in seta durante una processione, sempre per coinvolgere le figure della seta. Questo è il lavabo originale in marmo, sempre che veniva utilizzato in sacrestia, e poi qui veniva... Sì, sì. E lì si appoggiava, vabbè, il panno di riva per asciugarsi le mani. Noi scherzando diciamo sempre l'antenato dello Scottex. Per far capire che non hanno inventato niente di nuovo, ma già c'era. Allora, perché realizzare la sacrestia qui giù, però, invece che adiacente all'altare? Sempre per la questione del Signore, perché per dare la possibilità al Signore di guardare la vista da tutte le grate che abbiamo visto prima, non c'era spazio per la sacrestia, che viene quindi realizzata in questa zona. Di qui la zona... Perché questa pavimentazione che noi vedevamo dal vetro sopra,
Questa non è romana, non è romana. Questo invece è l'Opus Reticolatum romano, naturalmente Napoli ne abbiamo tanto, abbiamo imparato anche a riconoscerlo da soli. Però questa pavimentazione ci ha creato un po' di problemi, perché noi, tra di noi non c'è nessun archeologo, quindi ammettiamo i nostri limiti e abbiamo consultato due archeologi che ci hanno detto molto probabilmente di fine 400 questa pavimentazione, perché a spina di... 1400. Pensavo più antica, sì, perché a spina di pesce. A spina di pesce poteva essere anche romana, ma data la consistenza, il volume, perché loro hanno fatto tutte le misurazioni dei materiali, eccetera, non può essere, non è romana sicuramente. Però la cosa particolare che loro notavano è che poggia direttamente questa pavimentazione sul... No, di là si vede sul resto romano, anche lì viene rispettato, sì, l'andamento romano, lì c'era una volta, e quindi secondo loro questa cosa significherebbe che il resto romano era ancora ben visibile quando è stata realizzata la pavimentazione, e quindi secondo loro potrebbe essere ancora più retrodatata continuando lo studio. Sì. Le colonne pure sono medievali. Che cosa succede? Comunque questa pavimentazione sicuramente era, ora al di là della datazione, nel Medioevo qui c'erano i palazzi, comunque sì, sempre recuperando le famose planimetrie, eccetera. Sì. Quindi molto probabilmente loro, guardando anche quelle, hanno ipotizzato che questo, immaginatevelo all'aperto naturalmente, questo era il piano di Calpestio, sì, ed era il cortile interno del palazzo che c'era qui nel Medioevo. Voi sapete, avevano comunque questi cortili all'interno, quindi tutto più rialzato. Per quanto riguarda però invece la questione romana, che ritorna qui, perché poi questa zona, come diceva la signora, quando viene scoperta? Durante il famoso consolidamento di cui abbiamo parlato prima. Ma che succede? Non hanno uno scopo di studio, di ricerca, eccetera, quindi fanno questo scavo in maniera molto... sì, perché vedete come è stato rialzato questo? Questo non è così in realtà, perché questo è romano, non è a livello di quello quattrocentesco. Quindi sta, vedete, infatti sotto è stato rialzato, vedete il stufo, è stato rialzato, ma in realtà questo è ancora quello romano. Quindi qual è l'ipotesi a livello romano? Che qui ci fosse una piccola villa romana, testimonianza a questo muro, che naturalmente era una parte del muro, e poi vedete... i bagni, può darsi i bagni, sì, romani. Loro hanno ipotizzato che questo doveva essere proprio l'atrium, ogni casa aveva un atrium. Sì. Quindi la pavimentazione... E che quello si è il muro dell'atrium, non era la strada. No, non era la strada. Doveva essere un muro interno. Infatti la scala, vedete, romana, bellissima questa scala che continua in quegli altri ambienti che ancora non sono accessibili, ci sono altri due ambienti perché di lì portare la corrente ci risulta un po' difficile, quindi stiamo cercando di lavorare. Ma la scala è romana, arriva fino in quell'altra stanza e lì a terra c'è il ciottolato che invece lì si accedeva poi alla strada. Perché voi ricordatevi sempre la divisione che abbiamo detto quindi sopra, più o meno è rispettata comunque nella stratificazione. E l'altimetria che cambia. Sì, che cambia. Qui naturalmente noi stiamo andando in direzione mare, largo San Marcellino, per farvi capire di là c'è l'ingresso della chiesa. E anche questo loro, quando l'hanno visto, hanno detto sì, effettivamente è piccolo, ma poteva essere un diluvium che c'era al centro dell'atrium delle case, sì, per raccogliere, che per poi nel Medioevo magari è diventato il pozzo, naturalmente, come avviene poi nella stratificazione, perché non ci dimentichiamo che loro non abitavano in città di solito, i romani, cioè erano più a Poggi quelli cittadini, diciamo, più in basso. Anche negli altri due ambienti, come vi dicevo, soprattutto quello dietro quell'apertura, l'apertura quella invece è seicentesca, perché la grande peste, quella che decimò la popolazione a Napoli, gli ambienti sotterranei vennero un po' adibiti tutti a fosse comune, come è successo anche in altre zone. Infatti dietro c'è uno scivolo e lì buttavano i cadaveri. Però lì hanno trovato un opus reticolatum ancora più interessante per gli archeologi,
archeologi perché di epoca augustea quello. Quindi e adesso abbiamo iniziato anche questo progetto di studio perché questa zona era quella per noi più difficile, perché vi ripeto, non essendo archeologi non volevamo dire naturalmente stupidaggini, perché vogliamo, comunque ci teniamo molto a questo, e quindi con questi archeologi stanno iniziando a studiare. Non c'è nulla, perché vi ripeto, loro fanno lo scavo, poi non coinvolgono nessuno, non è che coinvolgono l'amica di mia figlia, anche l'università, per dire, per fare una ricerca, ma viene dimenticato. Ragazzi, invece di fare cose in astratto dovrebbero lavorare sul campo. Sì, sì. Hanno sta fortuna. Sì, qua di avere qualsiasi cosa potrebbero veramente fare tanto. E lì anche semplicemente pulendo, vedete, anche perché qui poi è stato, quando viene fatto lo scavo, vedete, viene tutto ricoperto, anche questo viene riempito. E questo marmo rosso africano, vedete? Semplicemente facendo così, che probabilmente è presente di sotto qui. Poi non ci dimentichiamo sempre del discorso della seta, perché i setaioli avevano bisogno di cisterne, avevano bisogno, i tintori soprattutto, che erano quelli che di solito erano a piano terra proprio, avevano bisogno di questi spazi dove tingere le stoffe. Anche la tintura è infinita come storia, quella della seta. Io vi ho fatto proprio un maxi riassunto, ma è affascinantissima la storia della seta. Come quella della lana. Sì, anche. Qui dietro c'è ancora però, via della lana, poi c'è sta via della lana. Firenze, Como. Ma anche per la seta. Anche perché, infatti, mi sono dimenticata di dirvi, ho fatto dei tanti Filippo e Giacomo. Noi trovavamo come protettore sempre San Giorgio, quello dei genovesi, per la seta, no? Era lui proprio il protettore. E non ci spiegavamo perché questi Santi Filippo e Già, perché la prima chiesa dei Santi Filippo e Già, la seconda, la terza, cioè sempre sti santi. Alla fine, proprio dopo 6 mesi, io ve lo racconto così, quando abbiamo visto 6 mesi, alla fine riusciamo a capire praticamente che succede. Viene fondato il primo ospedale degli incurabili, quello a Roma. Viene dedicato a San Giacomo. San Giacomo si festeggiava sempre insieme a San Filippo, il 3 maggio tra poco è San Filippo e Giacomo, e quindi viene dedicato a tutti e due. Cosa succede? Diventano però i protettori dei mali della pelle, quelli che riguardavano soprattutto la pelle. Quando viene poi fondato anche a Napoli, perché quello poi diventa un vero e proprio franchise, potremmo dire. Anche Anna, infatti anche fuori a quello di Napoli ci sono le statue dei Santi Filippo e Giacomo, continua questa dedicazione. Quindi in questo caso vince la parte bassa della corporazione, perché loro non erano esposti più di tutto, vabbè, sempre nelle lotte, perché nelle arti c'erano le lotte sociali, sì, c'era. Infatti noi viene sottolineato sempre nelle fonti, anche quelle scritte da Pietro Antonio Leo che le dicevo sopra, la nobile arte della seta, perché era un'arte maggiore. Quindi loro, per il loro nemico principale erano proprio queste malattie della pelle, e decidono di, come i pipernieri anche a Napoli, che sono dedicano sempre a Santa Lucia perché le schegge meglio, più o meno lo stesso meccanismo. Tutto si coincide. Ritorniamo